Benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo qui per fare una recensione, sempre per quanto riguarda le creme. Sapete che io adoro recensire i prodotti, ma adoro recensire le creme e scoprire nuovi gusti. Oggi siamo qui per provare i nuovi gusti per quanto riguarda il marchio Platinum, che adesso vi faccio vedere. Eccola qui, ragazzi, la prima proprio che ho pescato perché ce l'ho qui davanti. Vi dico già che non proveremo tutti i gusti. All'incirca, se non sbaglio, sono usciti 7-8 gusti, non voglio dire una stupidaggine, ma all'incirca sì. E quindi, ragazzi, io ne ho prese solo 4. Ho preso i gusti che, a mio avviso, secondo me, valeva la pena comunque provarli a primo colpo. E poi sicuramente farò una seconda parte su AS Food. E avete come sempre il mio codice sconto Giulia010. Allora, io direi di iniziare con la prima. Io di questo marchio ho provato questo pistacchio, molto buono, infatti l'ho già riacquistata per la seconda volta. E invece adesso andremo a provare sempre pistacchio, sempre ovviamente solito marchio, solo che io, queste creme qui sono della nuova formulazione, hanno cambiato un po' gli ingredienti e quindi andremo a vedere se ne vale la pena. Raga, io direi di iniziare con questa qui, della Platinum, crema spalmabile al caffè e latte. Penso che non abbiamo mai provato, questo gusto proprio in generale degli altri marchi, ma proprio mai. Eccola qui, ve la faccio vedere. Mi ispira tantissimo e questa qui ricordo che un paio di voi, quando uscivo comunque su AS Food, quella lì al pistacchio, mi avete detto: Giulia, vedi se riesci a trovare caffè al latte perché è la fine del mondo. Sembra tipo proprio un cappuccino, di bere proprio un cappuccino. E quindi, ragazzi, appena l'ho vista sul sito, l'ho presa proprio ad occhi chiusi. Ok, per quanto riguarda anche gli ingredienti, ragazzi, sono ottimi veramente. È un ottimo marchio, infatti quella al pistacchio ogni volta che mi chiedete: Giulia, mi consigli una crema al pistacchio? Io vi dico subito: se c'è quella della Platinum, prendila ad occhi chiusi perché è buonissima. Quindi veramente mi è piaciuta molto. E per quanto riguarda gli ingredienti, scusatemi, i valori per 100 grammi alla fine siamo lì, oh, 469 calorie, 31 grammi di grassi, carboidrati 43 grammi, zuccheri 0,7, polioli 40, fibre 1,2 e proteine 20 grammi. Eccola qui, ve la faccio vedere. Quindi, ragazzi, ovviamente c'è il sigillo. E da come noto, e poi vi faccio vedere, secondo me questa qui con questo bollino verde e anche con la scritta è molto simile all'altro al pistacchio. Quindi io suppongo che questa qui fa parte della scorsa linea e invece le nuove che dopo andremo a vedere, quelle sono proprio le nuove al 100%. Io suppongo di sì perché vedo proprio un cambiamento per quanto riguarda il packaging, quindi. E sicuramente dopo, se metto a confronto gli ingredienti, anche gli ingredienti cambiano. Quindi io suppongo che questa sia ancora la vecchia edizione e quella è la nuova edizione. Penso di sì. Ovviamente senza zuccheri aggiunti, senza glutine. Quindi. Oh mio Dio, sembrano quelle caramelline piccoline al caffè. Oh. Ok, questa sarà la mia nuova dipendenza. Bellissima, raga, la consistenza. Ovviamente va miscelata perché ci sono gli oli. Mamma mia, che bella sta consistenza. Sì, però non buttiamo a terra. Questa me l'avevano detta che era una bontà. Raga, scusatemi, potevi togliere il volume. Ma allora, raga, è buonissima. Ovviamente, raga, aspettatevi di sentire proprio il chicco di caffè. Caffè, raga. Sembra di mangiare il chicco di caffè sul gelato, la coppa del nonno. No, raga, questa è la fine del mondo. Questa tipo su un porridge al latte. Ok, raga, questa può finire nel vostro carrello. Io penso che io, per chi come me è un amante delle creme, questa, cioè, raga, la dovete prendere, cioè non potete non averla. Io non ho mai provato nulla del genere, quindi sì, sinceramente io ve la straconsiglio. Non so come spiegarvi il sapore, ma avete presente il chicco di caffè? Ecco, raga, quello molto delicato, non si sente troppo quel caffè amaro. Ma veramente buono, raga, forse perché comunque c'è anche il latte, quindi smorza un po' questo sapore comunque di caffè comunque amaro. Quindi, raga, questa
promossa, ma ragazzi, sono troppo felice di averla provata perché me l'avete straconsigliata. No, Giulia, se hai Essie Food la porta, tu la devi provare. C'era veramente buona, 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 quindi promossa. Non ricordo il prezzo all'incirca, penso che 12,90, una cosa del genere, ma per questa ne vale la pena. Le mie creme preferite, cioè proprio la base, io adoro le creme proteiche al pistacchio, ma adoro le creme al cioccolato bianco, base cioccolato bianco, io impazzisco letteralmente. Quindi adesso bevo, raga, altrimenti dopo ci camuffiamo il sapore. Io direi di provare cioccolato bianco. Vedete, raga, vi faccio vedere proprio la differenza del packaging. Cioè, parlo principalmente dell'etichetta. Vedete? È completamente proprio diversa. Pure sopra. Comunque preferisco questo perché guardate com'è bello tutto colorato. Voglio vedere un attimo gli ingredienti. Sono state aggiunte anche le fibre vegetali. Questa è la prima differenza che noto comunque a primo impatto, infatti anche l'aumento di fibre. E comunque, se può interessarvi, oddio, comunque se può interessarvi, mi sono sporcata sotto il pantalone con la crema. Bene, Giulia, sei bravissima in questo. Comunque, raga, andiamo avanti, altrimenti questo video viene super lungo, no? Comunque, io adoro il packaging nuovo. Adoro questi colori belli, raga, adoro. Allora, crema spalmabile al cioccolato bianco. Io ci tengo tantissimo al cioccolato bianco, come a quello al pistacchio. E adoro. Sono un amante proprio del cioccolato bianco. Comunque, per quanto riguarda la tabella nutrizionale, per 100 grammi 499 calorie, grassi 34, carboidrati 35, di cui zucchero 8,2, polioli 27. Sono anche stati diminuiti i polioli perché quelli 40, questi 27, poi ovviamente vedremo anche le altre perché ovviamente raga, in base al gusto della crema così cambiano i valori, ingredienti, eccetera, cosa normale. Fibre 6,2, proteine 21 grammi. Ok, andiamo a vedere il cioccolato bianco, se merita di essere promossa. Solo con packaging, sì. La vedo ancora più liquida come consistenza, io adoro questa cosa. No, la consistenza comunque è densa. Raga, questa è una proprio consistenza dello cioccolato bianco. Adoro. Assaggiamo. Buona, però non mi piace il retrogusto. Allora, ve lo dico proprio così a primo colpo. All'inizio l'odore è buono. Cioè, all'inizio è buona, però poi vi lascia un retrogusto brutto, non bello dolce, di cioccolato bianco, no, raga. È come se si sentissero gli oli. Ecco, pure l'ho mescolata bene. No. Vedete, raga, non è semplice col cioccolato bianco. Raga, io vado avanti perché voglio vedere anche l'altra, perché anche l'altra è a base comunque di cioccolato al latte. E poi vi faccio un resoconto e vi dico cosa ne penso. Però per il momento caffè al latte va al primo posto. Non lo so, raga, mi aspettavo qualcosa in più, cioè mi aspettavo sinceramente di sentire un retrogusto di dolce, piacevole, invece no, assolutamente no. E io direi di andare avanti con pistacchio. Ricordo che l'altra era abbastanza densa, pastosa però nella media, non proprio quelle creme pastose, però era molto buona, si sentiva comunque di pistacchio. Ah, qui, packaging, bello, proprio le etichette, i colori, cioè raga, sono proprio belli. Eccola qui al pistacchio con questo bel verde, 100% naturale, senza zuccheri aggiunti ovviamente, vegan ok, quindi adatti anche per i vegani. Ah, l'unica che al momento vedo, sì, ok, è solo questa al pistacchio che ha
almeno per quelle che ho qui davanti a me, che è adatto anche per i vegani. Quindi io penso che questa cosa sia una cosa fantastica, perché molte persone che mi seguono, che comunque seguono un'alimentazione vegan, questa forse sarà una delle prime creme a pistacchio che è adatta anche per loro. Quindi per questa cosa sinceramente un punto in più. Quindi al di là del sapore, però secondo me può essere ottima, perché comunque segue un'alimentazione vegana. Ok, raga, gli ingredienti ovviamente utilizzano le proteine del pisello. Ho 507 calorie, grassi 34, carboidrati 34, di cui zuccheri 2,3, poi gli oli 26, fibre 3,1 e proteine 25. E tra le tutte è quella che ha una quota proteica alta, diciamo, rispetto a tutte le altre. Ok, andiamo a vedere, mi spaventa un sacco però a me. Si sente tantissimo il pistacchio. Consistenza bellissima. Vediamo. Buonissima. Somiglia molto all'altra, però raga, questa cosa che è anche vegan, io mi sento di promuoverla, ma assolutamente. Si sente che è un prodotto vegan, si sente proprio il retrogusto che è completamente diverso rispetto all'altra, però raga è buonissima, cioè si sente di pistacchio, quindi automaticamente per questa cosa che è vegan un punto in più, proprio una marcia in più, quindi sì, questa potete prenderla. Però ovviamente sul sito trovate anche l'altra versione, quindi le trovate entrambe. No raga, però questa è buona, quindi io mi sento di promuoverla e adoro questa cosa, quindi adoro che hanno pensato anche all'altra metà delle persone e quindi questa cosa vi fa onore. No raga, buono, poi comunque 100% naturale, quindi per me questa è super promossa, di sicuro la mangerò volentieri, poi non ho nessuna crema al pistacchio aperta in questo momento, quindi sarò felice di utilizzarla. Questa secondo me il mese dopo già sarà finita, ma vabbè, dettagli. Però è molto buona, quindi io mi sento di promuovervela. Quindi al momento le mie due creme preferite, primo posto caffè e latte e secondo posto pistacchio. E ora vediamo un po' per quanto riguarda l'ultima, che è super super particolare. L'ultima, eccola qui, crema spalmabile cocco crunchy e latte. Vediamo, eccola qui. Per quanto riguarda, raga, i valori alla fine, siamo lì, 566 calorie, questo, molti più grassi, tra virgolette, rispetto comunque a tutti gli altri gusti, perché all'interno c'è il cocco, quindi grassi 44, carboidrati 34, di cui zuccheri 4,3, di cui polioli 29 grammi, fibre 4 e proteine 20. Ok, andiamo un po' a vedere se ne vale la pena, ma secondo me sì, dai, ho grandi aspettative. Fermate il gioco. Raffaello proprio. Cioè, raga, Raffaello. Mamma mia. Ovviamente più solida. Mamma mia, raga. Questa per forza è stata già così. Vediamo. Boh raga, c'è già pure una video da pure una recensione. Cioè raga, sono proprio i pezzi. Però io suppongo che questi pezzi crunchy mi sembra tipo riso soffiato, non so perché, oh. Però raga, mamma mia, la mia rovina. Non penso che siano cocco, però questi pensi crunchy. Raga, al di là di tutto quello che è, me lo fotto proprio. Mamma mia, raga, ma che stiamo di parlando? Cosa?
No, raga, questa dovete prenderla ad occhi chiusi, cioè raga è spettacolare, ma che è? Ok, madò raga, la mia rovina, eccola, ve la presento, cioè ci sono proprio i pezzi, sento proprio di cocco, di cioccolato bianco, raga è Raffaello, il Raffaello scomposto. No, raga, mamma mia, quindi... Primo posto ovviamente, proprio la regina di queste creme, la regina, lei, cocco, crunchy e latte. Ma di che vogliamo dire? Cosa? Cioè non posso fare una recensione perché, cioè, questa crema parla da sola. Ovviamente secondo posto caffè al latte per la particolarità proprio del gusto. Terzo posto ovviamente pistacchio per tutte le caratteristiche che vi ho elencato prima. E ultimo posto cioccolato bianco. Cioè, secondo me cioccolato bianco, se volete provarlo, provatelo, però penso che ci siano altre creme molto più valide per quanto riguarda il gusto cioccolato bianco, quindi io vi direi riempite il carrello con queste tre delizie perché vi innamorerete sicuramente. E raga, secondo me Cocco sarà la prima a finire sul sito, cioè io me lo sento proprio. E quindi niente raga, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!